Una storia d'amore iniziata 50 anni fa con uno strudel di mele a Parigi, ma Howard Smith dice di non avere tempo per i ricordi romantici del passato. In questo momento è preoccupato di come andrà a finire la storia. La moglie Lois ha il morbo di Alzheimer in fase avanzata e si trova in una struttura specializzata a nord di New York, la città americana più colpita dalla pandemia, e Howard non la vede da circa un mese, da quando le visite non sono più consentite. Questa mattina ho chiamato una delle infermiere, racconta, che ha messo il telefono vicino all'orecchio di Lois. Ho detto poche cose, che sapevo che nostra figlia stava bene, che il gatto aveva mangiato, e l'infermiera mi ha detto che di punto in bianco Lois ha fatto un grande sorriso. 6 giorni alla settimana negli ultimi 5 anni, Howard, che di mestiere fa il pittore, ha fatto il viaggio di 40 minuti per visitare Lois nella casa di cura. Quando si vive tanto a lungo con una persona, racconta, la cosa che più manca sono i piccoli momenti trascorsi insieme. Non la cena per l'anniversario al ristorante, ma un nuovo bollito e il caffè la mattina. Adesso mi accontenterei di poter riabbracciare mia moglie.